Rengoku Kyojuro, il pilastro delle fiamme, è stato incaricato di trovare uno sfuggente demone che ha ucciso diverse persone in una città. Credendo che il demone sia collegato alle 40 persone scomparse a bordo del treno Mugen, Rengoku parte per trovarlo. Incontrati alcuni venditori e avvertiti della presenza dei demoni, localizza il treno e scopre che sta per venire rimesso in servizio, imbattendosi poi nel demone responsabile degli attacchi, che lo deride e cerca di uccidere i venditori. Rengoku lo uccide e li salva. Le sue azioni ricordano all'anziana venditrice di quando il vecchio pilastro delle fiamme la salvò anni prima. Capendo però che il demone ucciso era troppo debole per aver ucciso almeno 40 persone, Rengoku sale sul treno e inizia la sua indagine. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke incontrano Rengoku a bordo del treno Mugen e, dopo un breve riassunto della situazione, scoprono due demoni nascosti a bordo, che il pilastro uccide rapidamente, dando sfoggio delle sue grandi abilità. Durante la notte, tutti gli ammazzademoni si addormentano e Tanjiro sogna di riunirsi con la sua famiglia. La verità è che sono caduti tutti nella trappola dell'abilità vampirica di Enmu, l'uno calante delle 12 lune, nascosto sul tetto del treno e che ha mescolato il proprio sangue ai loro biglietti per addormentarli. Mentre gli ammazzademoni sono addormentati, ognuno fa un sogno diverso. Zenitsu, che può uscire con Nezuko alla luce del sole, in quanto umana. Inosuke, che con gli altri in forma semi-animale che chiamano capo, affrontano un mostro. E Rengoku, che è in visita al padre e al fratello che gli dice che è fiero di lui e lo addestra. Enmu incarica quattro passeggeri di legarsi a loro con delle corde e addormentarsi, entrando nei loro sogni e usando dei coltelli creati dalle ossa del demone per distruggere il loro nucleo spirituale, facendoli così entrare in uno stato vegetativo. L'intrusa entrata nel sogno di Rengoku è la prima a trovarne il nucleo, ma il forte spirito combattivo del pilastro è sufficiente a fermarla nel mondo reale. Nel mentre Nezuko, non influenzata dall'abilità del demone, cerca di svegliare Tanjiro, senza riuscirci. Il suo intervento lo porta però a rendersi conto di essere dentro un sogno. Nel tentativo di svegliarsi, Tanjiro si decapita nel sogno. L'intruso di Tanjiro si ritrova presto all'interno del suo subconscio e trova il nucleo spirituale, ma rimane così sorpreso dalla purezza e dalla bontà del ragazzo da perdere la volontà di ferirlo. Nezuko brucia così le corde legate ai polsi degli ammazzademoni, facendo uscire i vari intrusi dai loro sogni e spingendoli ad attaccare Tanjiro, che li tramortisce tutti, fatta eccezione per il ragazzo che era entrato nel suo sogno, malato terminale di tubercolosi e al quale la bontà di Tanjiro ha dato sollievo. Dopo non essere riuscito a svegliare né Zenitsu né Inosuke, Tanjiro incarica Nezuko di proteggere i passeggeri e sale sul tetto per affrontare Enmu. Nello scontro che ne segue, il demone lo addormenta ripetutamente, ma ogni volta Tanjiro riesce a riprendersi suicidandosi nel sogno per svegliarsi, riuscendo così a decapitare il demone. Enmu però si rialza indenne e rivela di essersi fuso con l'intero treno Mugen, mentre Inosuke si risveglia e arriva per assistere Tanjiro. Inosuke e Tanjiro tentano di opporsi a Enmu, ma la spaventosa capacità di rigenerazione del demone rende futili i loro tentativi. Nezuko, Zenitsu e Rengoku si uniscono allo scontro, con quest'ultimo che incarica Tanjiro e Inosuke di localizzare il vero collo del demone, mentre lui e gli altri lo tengono a bada. I due scoprono così che la testa di Enmu si trova nella locomotiva, ma per quanto ci provino non riescono a reciderla, in quanto il demone utilizza il vagone del carbone per generare ammassi di carne che usa come scudo. Il conducente, volendo proteggere il demone, accoltella Tanjiro allo stomaco, ma questi raccoglie le forze rimaste e, mentre Inosuke espone il collo del mostro, lo decapita con la danza del dio del fuoco. Con la morte di Enmu, l'intero treno deraglia e si schianta in una radura vicina. In seguito al deragliamento del treno, Enmu svanisce. Tanjiro è ferito gravemente, ma riesce a stabilizzare le proprie condizioni con l'aiuto di Rengoku. Sul posto giunge però improvvisamente a casa, la terza luna crescente,
che tenta di uccidere Tanjiro e cerca di convincere Rengoku a divenire un demone, percependone la forza. Tuttavia Rengoku rifiuta immediatamente e i due si scontrano. Nonostante la forza e velocità del pilastro, Akaza riesce a sopraffarlo e a ferirlo gravemente. Con le ultime forze rimaste, Rengoku scatena un devastante attacco su Akaza, riuscendo a stordirlo momentaneamente. Il demone riesce però a ferirlo mortalmente, salvo poi fuggire con l'arrivo della luce solare. Tanjiro gli lancia la spada alle spalle, trafiggendolo e chiamandolo codardo. Poco prima di morire, Rengoku lascia a Tanjiro un messaggio da passare a suo padre e suo fratello. Accetta quindi Nezuko come membro della squadra ammazzademoni e consiglia a Tanjiro di far ardere il suo cuore. Infine ha un'ultima visione di sua madre che lo guarda con orgoglio e soccombe alle sue ferite, devastando Tanjiro e Inosuke. Gli altri pilastri vengono quindi informati dai rispettivi corvi del destino di Rengoku e il capofamiglia lo loda per essere riuscito a salvare tutti i passeggeri del treno. Akaza si incontra con Muzan, che ha ora assunto le sembianze di un ragazzino, e lo rimprovera per non essere riuscito a uccidere gli altri tre ammazzademoni insieme a Rengoku. Akaza giura di uccidere Tanjiro, mentre quest'ultimo si incontra con il padre di Kyojuro e suo fratello, Senjuro. Il padre, ex pilastro delle fiamme, ora caduto in depressione e divenuto un alcolizzato, lo scaccia violentemente. Tuttavia, dopo aver visto i suoi orecchini, gli spiega che essi sono il simbolo degli eredi della primissima tecnica di respirazione, la respirazione del sole. Tanjiro lo tramortisce con una testata dopo che, in preda all'alcol, aveva mancato di rispetto a Kyojuro. Più tardi, Senjuro ringrazia Tanjiro per aver riferito a entrambi i messaggi di suo fratello e gli dona la guardia della spada di Kyojuro. 4 mesi dopo, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke si offrono di accompagnare Uzui Tengen, il pilastro del suono, in una missione segreta nel quartiere di Yoshiwara, un quartiere a luci rosse detto quartiere dei piaceri, dove si dice si nasconda un demone. Per indagare sulla presunta presenza di un demone a Yoshiwara, Tengen aveva in precedenza mandato le sue 3 mogli a investigare nelle 3 più grandi case di lavoro della zona. Tuttavia, quando tutte e 3 hanno smesso di aggiornarlo sulla situazione, si è preoccupato e ha deciso di intervenire per aiutarle. Tengen fa travestire quindi Tanjiro, Zenitsu e Inosuke da ragazze e le vende alle 3 diverse case dove dovrebbero trovarsi le mogli, così che possano scoprire indizi sul loro stato e posizione. Mentre Tengen esamina il quartiere dai tetti, si scopre che Makio, una delle sue mogli, sta venendo tenuta in ostaggio in una stanza sigillata all'interno della casa dove è stato mandato Inosuke, imprigionata da numerose cinture e interrogata da una misteriosa voce femminile. Inosuke indaga nella stanza dove crede si trovi Makio, aspettandosi di trovarsi faccia a faccia con il demone, ma trovando invece la stanza completamente deserta. Tuttavia il demone inizia a spostarsi furtivamente attraverso le pareti e il soffitto e Inosuke, pur provandoci, non riesce a stare al passo. Nel frattempo, nella sua casa, Zenitsu protegge una bambina da Warabi Ime, la splendida ma crudele Oiran. La giovane la riconosce immediatamente come il demone, ma la donna lo attacca. In un flashback viene rivelato che 2 giorni prima la responsabile della casa aveva capito la vera identità della Oiran, ma era stata da lei uccisa. Il demone, il cui vero nome è Daki, la 6ª luna crescente, si era poi incontrato con Muzan, che si era congratulato con lei per la sua bellezza e potenza. Ritornati nel presente, Zenitsu si risveglia e, dopo essere stato ringraziato dalle bambine, viene catturato di nascosto dal demone, che, avendo visto la sua resistenza, ha capito che è un ammazzademoni. Tanjiro e Inosuke si incontrano furtivamente sui tetti per scambiarsi le informazioni. Tengen li raggiunge, rivelando che Zenitsu è scomparso e mandandoli via, scusandosi per averli coinvolti e non volendo che rischino la vita per lui. I 2 si rifiutano però di abbandonarlo e Tanjiro fa saltare la propria copertura incontrandosi con la Oiran della propria casa, una ragazza gentile che rivela di essere stata al corrente sin da subito che fosse un maschio e salutandola. Nel frattempo Tengen interroga il responsabile della casa di Zenitsu.
Tanjiro percepisce dunque un odore particolare e si imbatte in Daki, che intanto ha assorbito la Oiran nella propria cintura. Il ragazzo la affronta, ma lei riesce a sopraffarlo utilizzando le numerose cinture, che controlla e usa come fossero fruste. Una delle cinture danneggia però la scatola di Nezuko, obbligando Tanjiro a lasciarla indietro. Il giovane si prepara quindi ad affrontare il demone. Tengen trova Inatsuru, una delle sue mogli, che era riuscita a sfuggire al demone, ma era rimasta ferita e pertanto non è riuscita a tenerlo aggiornato. Mentre combatte Daki, intanto, Tanjiro cerca di utilizzare contro di lei la danza del dio del fuoco, ma capisce ben presto di non riuscire a utilizzarla efficacemente a causa della fatica. Nel frattempo, Inosuke scopre un passaggio segreto sotto la propria casa, che lo conduce in una grotta che funge da cella, dove si trovano numerose cinture che Daki ha utilizzato per catturare le sue vittime. La cintura si rivela essere un'entità propria, che può muoversi anche staccata dal corpo di Daki, e attacca Inosuke, che però preferisce liberare le persone imprigionate. Sopraffatto riesce però a liberare le ultime due mogli di Tengen, Suma e Makio, e Zenitsu, insieme ai quali indebolisce la cintura, permettendo a Tengen, sopraggiunto, di finirla. Durante lo scontro tra lei e Tanjiro, Daki rade al suolo metà del quartiere, uccidendo moltissimi innocenti. Tanjiro, furioso, la attacca con una serie di danze del dio del fuoco, riuscendo quasi a decapitarla, ma il demone si salva tramutando il proprio collo in una cintura. I due continuano a combattere, ma Daki viene tormentata dalle visioni delle cellule di Muzan dentro di lei, che raffigurano un guerriero simile a Tanjiro. Quest'ultimo, tuttavia, si rende conto di stare combattendo senza respirare e il solo intervento di sua sorella riesce a impedirgli di morire soffocato. Mentre Tanjiro perde conoscenza, Nezuko si scontra con Daki, venendo apparentemente messa in difficoltà, ma riuscendo improvvisamente a trasformarsi. Nezuko continua a combattere con Daki, riuscendo a sopraffarla. Tuttavia, la sua sete di sangue è ormai fuori controllo ed è sul punto di attaccare anche degli innocenti, con Tanjiro che però riesce a fermarla e calmarla, mentre Tengen sopraggiunge e decapita Daki senza alcuna difficoltà, rimanendo sorpreso dalla sua debolezza. Il demone però non muore e anzi si mette a piangere, richiamando il fratello maggiore, Gyutaro, che condivide con lei la posizione di sesta luna crescente, che fuoriesce dalla sua schiena e combatte per difenderla, attaccando con delle falci e un'abilità vampirica straordinaria che gli permette di sferrare continui turbinii di lame. Dopo aver portato Nezuko al sicuro, Tanjiro si unisce allo scontro. Nel frattempo Tengen discute con Gyutaro e Daki del proprio passato. Da piccolo era stato addestrato dal violento padre nelle arti degli shinobi, ma li aveva abbandonati non volendo diventare freddo e distaccato come loro, incontrando così le sue future mogli e il capofamiglia, che lo lodò per la sua forza di volontà. Tengen riesce quindi a separare i due fratelli, ma si rende conto che le falci di Gyutaro lo hanno avvelenato. Allo scontro si uniscono allora Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, con i quali Tengen si complimenta, riconoscendo il loro valore. Suma e Makio fanno evacuare il quartiere, mentre Inatsuru si unisce anche lei alla battaglia. Apparentemente sopraffatti, gli ammazzademoni sembrano improvvisamente avere un vantaggio quando Inatsuru avvelena Gyutaro usando il glicine e Tanjiro torna a utilizzare la respirazione dell'acqua, che è più efficace quando si è sulla difensiva. Gyutaro sembra essere ormai sul punto di essere decapitato. Gyutaro neutralizza però il veleno molto rapidamente e si rigenera, respingendo Tanjiro e Tengen. Il ragazzo, per aiutare Inatsuru, combina quindi la danza del dio del fuoco e la respirazione dell'acqua, scatenando una carica devastante che stordisce il demone. Tengen lo ringrazia e interviene, allontanando se stesso e Gyutaro dallo scontro per salvare gli altri. Tanjiro coordina così i propri attacchi con Zenitsu e Inosuke, riuscendo a decapitare Daki. Mentre Inosuke però si allontana con la testa del demone in mano per impedirle di rigenerarsi, Gyutaro sbuca fuori dal nulla e lo pugnala al cuore, recuperando la testa della sorella. Tanjiro nota quindi che Tengen è a terra ferito gravemente e mentre è distratto, Daki si rigenera e lo attacca usando le cinture,
Zenitsu si frappone per salvarlo. Sopravvissuto, Tanjiro esamina la scatola di Nezuko e scopre che sta bene. Gyutaro lo raggiunge, deridendolo per non essere riuscito a difendere i suoi amici e pestandolo a sangue, offrendosi poi di farlo diventare un demone per diventare amici. Tanjiro risponde colpendolo con una testata e accoltellandolo con un pugnale imbevuto di glicine, usando poi la danza del dio del fuoco per cercare di decapitarlo. Daki tenta di frapporsi, ma Zenitsu la blocca. In difficoltà, Tanjiro viene aiutato da Tengen, che aveva usato i muscoli per fermare il cuore e rallentare il veleno. Al tempo stesso, Inosuke, che aveva spostato gli organi appena in tempo per evitare di venire accoltellato al cuore, sopraggiunge per aiutare Zenitsu. Collaborando, gli ammazzademoni riescono così a decapitare i demoni contemporaneamente, uccidendoli. Come ultimo asso, Gyutaro si fa però esplodere, radendo al suolo l'intero quartiere. Risvegliatosi, Tanjiro scopre che Nezuko ha usato la propria abilità vampirica per guarirlo dal veleno, e insieme a lei cura anche Inosuke e Tengen, che si è riunito con le sue tre mogli. Tanjiro si imbatte quindi nelle teste dei due demoni e, dopo aver recuperato il loro sangue per Tamayo, li vede litigare. Daki svanisce però per prima e Gyutaro, nell'assistere alla scena, ricorda il proprio passato. Nato nel distretto più malfamato del quartiere dei piaceri, era spesso deriso e ostracizzato da tutti per la sua bruttezza. Tutto però cambiò alla nascita di sua sorella, Ume, che era bellissima e divenne l'unica ragione di vita di Gyutaro, che giurò di proteggerla sempre e comunque. Compiuti i 13 anni, tuttavia, Ume accecò un samurai che aveva cercato di violentarla e come castigo venne bruciata viva. Dopo averla trovata e aver ucciso il samurai, Gyutaro venne raggiunto dal vecchio Sei Crescente, Doma, che diede ai due il proprio sangue e li rese demoni. Riunitisi nell'aldilà, i due fratelli si riconciliano e giurano di non separarsi mai più, andando all'inferno insieme. Gyutaro si dissolve così completamente. Mentre Tanjiro e gli altri festeggiano, vengono raggiunti dal pilastro delle serpi, Iguro Obanai, che si complimenta sarcasticamente con Tengen. Il pilastro del suono rivela però di ritirarsi e lo informa dell'incredibile potenziale di Tanjiro. Intanto il capofamiglia, sempre più malato, scopre della morte dei due demoni e viene colto dalla gioia, affermando che la sconfitta di Muzan è sempre più vicina. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.